Allora, bolgia incredibile la partenza, ma c'è un motivo. Abbiamo qui con noi Carmen. Ciao! È davvero un incontro sensazionale per questo. Per me è veramente un onore averti incontrato. L'onore è mio. Carmen è l'amministratrice del gruppo Trekking Mania Piemonte, quindi iscrivetevi su Facebook, gruppo Facebook. Ciao a tutti, Trekking Mania Piemonte. E vai! Oggi itinerario esposto al sole, anche se non c'è tanto, per evitare il grande gelo di questo weekend. Ritorna con noi Mattia Bertero. Ciao a tutti. Dopo l'assenza della scorsa settimana, ai ai ai, ma sei scusato ovviamente. Grazie. E oggi abbiamo degli ospiti speciali, siamo con un bel gruppo di persone guidati da Eli Trekker. Ciao. Eccola qua, profilo Instagram davvero di successo, influencer di montagna, ambassador della Valle Gesso e cos'altro ancora? No, basta. Basta così. È un piacere averti con noi sul mio canale e quindi oggi testa di garitta nuova. Bella. C'è questo primo tratto di neve continua sul sentiero, ma si viaggia ancora bene con gli scarponi, quindi proseguiamo ancora senza attrezzatura. Ok, come avete visto, abbiamo incontrato questo segnale sbiadito, Cervetto, che indica appunto il colle di Cervetto. Bisogna fare molta attenzione a questa deviazione. Si vede, c'è un ometto di pietre, ma bisogna puntare appunto verso il colle e lasciare la traccia che continua verso la cima di Crosa. Un attimo di tregua dal vento, ragazzi, oggi fa un freddo siderale, ma continuiamo imperterriti. Bene, abbiamo trovato il versante che non è sotto vento e qua si riesce a stare. Mattia, sì, alleluia, perché non ne potevamo più. Bene, adesso scendiamo, compiamo il giro d'anello, prossima tappa, Colle del Prete. Thank you.
Eccoci qua, siamo ritornati alla borgata Rua di Beceto, al parcheggio, e si conclude qui il Giro d'Anello alla testa di Garita Nuova. Un saluto a tutti, vi ringrazio per aver guardato anche questo video, vi ricordo di mettere like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao. Alla prossima, ciao a tutti! Ciao.